Si è svolto a Roma, presso l'hotel Bernini Bristol di Piazza Barberini, l'incontro fra il presidente nazionale della FIAIP, Giambattista Baccarini, e i delegati FIAIP della capitale del Lazio. L'attività formativa e informativa da sempre è stato un pilastro dell'azione federativa e lo riproporremo anche per il prossimo futuro. Baccarini ha illustrato il programma e la sua nuova squadra esecutiva in vista dell'imminente congresso nazionale del 7, 8 e 9 ottobre. Abbiamo ideato un modello professionale di lavoro che si chiama Una FIAIP, una procedura operativa partendo dal presupposto che la legge dice come diventare un agente immobiliare ma non come svolgere la professione. Sono tre i punti cardine del programma, come indicato dal segretario nazionale Fabrizio Segalerba. Il programma è sindacato lavoro e innovazione. Quello che FIAIP può fare dal suo punto di vista privilegiato come osservatorio è quello di riuscire a prevenire quelli che sono i mutamenti all'interno di un mercato che è sempre più competitivo e sempre più difficile. A dare il benvenuto ai delegati in un clima di forte coesione è stato il presidente di FIAIP Lazio, Donatella Prosperi. L'incontro di oggi era un incontro che il Lazio, il Collegio Regionale del Lazio ha voluto proprio per avvicinare territorio e dirigenza. Tra gli aspetti centrali del programma, il forte impulso che verrà dato ai temi della formazione e della digitalizzazione, come indicato dal vicepresidente Giuseppe Sullutrone. Sicuramente quello che in questo momento è agli occhi di tutti ed è importante per tutti è seguire il percorso che noi abbiamo iniziato 4 anni fa, che era quello di digitalizzazione della nostra federazione in virtù del cambiamento del mercato immobiliare. Fra i temi del giorno non poteva mancare una riflessione sulla candidatura di Roma per Expo 2030 con i suoi effetti sul mercato immobiliare. L'Expo darà molto a Roma, ma Roma contribuirà a fare l'Expo più bella che ci sia stata fino adesso. Appuntamento ora a Bologna per il congresso nazionale FIAIP del 7, 8 e 9 ottobre.